in primis Elena, a cui mi sono dato disponibile, diciamo, poi ho garantito la disponibilità per occuparmi in particolare della materia che conosco meglio, che è, guarda caso, poi una delle infrastrutture, anzi l'infrastruttura più grande del paese, che è quella del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io nasco, cresco a Bologna, da quando ho 14 anni ho iniziato la mia esperienza nel volontariato, ho cominciato con la Croce Rossa, a 18 ho iniziato a lavorare nel soccorso e continuo tutt'oggi, no? Per più di 23 anni, cerco di mettere un po' nel mio lavoro quotidiano le pezze ai problemi che ci sono, con un approccio che deve essere molto, molto pragmatico. In questi ultimi anni ho rappresentato una categoria professionale, mi sono impegnato fondamentalmente per la rappresentanza dei medici del territorio, dei medici dell'emergenza, e ormai è unanime l'opinione degli operatori sanitari. Se guardate, non c'è più nessuno dei rappresentanti degli operatori sanitari o qualunque operatore sanitario che si possa ancora permettere di parlare che condivide la modalità con cui negli ultimi anni la nostra infrastruttura è stata gestita e le decisioni che sono state prese. E questo ha creato una frattura importante tra la popolazione di professionisti che sta lavorando e i vertici che sono nominati dalla politica, che li gestiscono con delle modalità che oggi non sono più condivise e che stanno portando tantissimi problemi. In acque chete tutti sono bravi capitani della nave. Ovviamente noi sappiamo che i problemi di questo paese, in termini di finanziamenti, in termini di disponibilità di risorse per tenere su questa infrastruttura, che non sono ponti, non sono strade, ma è qualcosa di molto più complesso, molto più grande, in queste condizioni chiedere solo soldi, che è pur legittimo, come sentiamo fare da tanti anni, non può essere l'unica soluzione, perché noi operatori, mi ci metto in primis proprio per portare l'esperienza professionale e anche di gestione dei servizi sanitari, gli operatori lo sanno che non è solo un problema di risorse. C'è un problema di risorse, ma c'è tanto un problema di come vengono gestite in primis le risorse umane. Mi faccio portavoce di tanti professionisti che sono anche un po' seccati di far dare un'immagine, di sentirsi rappresentare la popolazione come cercatori di maggiori stipendi, cercatori di maggiori retribuzioni, che sono sì un problema rispetto all'Europa, ma che non sono l'unico motivatore per cui il personale sta scappando dai nostri servizi e per cui non troviamo personale né dalla parte medica e oggi ancora peggio per la parte infermieristica. Quindi io mi sono dato disponibile con Elena perché vedo un progetto finalmente nuovo, vedo un'alternanza, vedo un approccio diverso, un approccio di qualcuno che si mette in politica venendo da un mondo lavorativo quotidiano. Io ho avuto un'esperienza alcuni anni fa per studiare le norme, anche qui, per mettere una pezza al caos della programmazione dei professionisti sanitari, del Ministero della Salute, e anche in quella sede mi sono reso conto di quanta faciloneria c'è stata in chi deve dare le direttive, in chi sceglie poi i collaboratori, i tecnici. Questo è un processo che oggi dobbiamo assolutamente revertire, perché il Servizio Sanitario dell'Emilia-Romagna è uno dei migliori ancora oggi, ma sta passando da essere il migliore a essere il meno peggio, e questo ormai è sotto gli occhi di tutti e non può essere negato. Quindi l'impegno che Elena ha messo dicendo quella frase che secondo me è stata importantissima, cioè questo sistema è stato studiato per una popolazione, per un'era e per una società che non è più quella, è cambiata, voler continuare a fare piccoli cambiamenti, ciascuno decontestualizzato dagli altri, senza una visione di insieme, non fa altro che poi creare quel mostro che anche i nostri avversari in queste elezioni dicono sempre di voler evitare, non la privatizzazione. Ma la privatizzazione, se si va in questa direzione, se si continua ad avere questo tipo di andamento, rischia di essere veramente l'unico risultato possibile. Per questo motivo che dobbiamo cambiare. Io ringrazio ancora Elena, mi sono messo a disposizione più che altro per questo, ma ovviamente poi ci saranno tutti gli altri ambienti. Io, a differenza di altri politici che lo fanno per professioni, soprattutto chi magari passava dai trasporti, no? Faceva prima più People Mover e poi si occupava di 11 miliardi di bilancio, devo dire che tendo a parlare di cose che conosco e quindi posso anche studiarne tante altre, ma per il momento credo che sarò più focalizzato su questo. Grazie, Roberto.